A tutti, io sono Alberto Giuntoli e eh, ho l'onore e poi vi farò vedere anche perché si tratta di onore, ma anche l'onere, diciamo, di rappresentare questa questa associazione che quest'anno compie 160 anni. Quindi ringrazio particolarmente la dottoressa Masini e le sue colleghe e Polo Museale per avermi invitato, perché è una bella occasione per celebrare questo compleanno che tra l'altro <coughs> è avvenuto solo pochi giorni fa, il, il 24 di marzo. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della più antica società di orticoltura italiana. Eh, io qui, nella prima slide, ho raccolto un po' di date per far vedere come a Firenze, queste sono tutte cose che avvengono a Firenze, a Firenze, eh, iniziando con l'orto botanico, nel 1500, che è il terzo più antico del mondo, almeno del mondo occidentale, e comunque a partire poi dopo, dal, dal 1700 in poi, è tutto un, un fiorire di attività in questo settore. Abbiamo nel 1716 la prima società botanica d'Europa, la Società Botanica Fiorentina, che poi successivamente confluisce nell'Accademia Gergofi nel 1753 l'Accademia dei Giorgofili che è la, la più antica accademia di agricoltura del mondo ecco qui ho voluto fare un inciso per far vedere la contemporaneità di questi eventi nel 1804 viene fondata quindi dopo 50 anni l'Accademia dei Giorgofili a Londra la Horticultural Society of London da due eminenti studiosi appassionati sono Sir Banks e Vigwood e Per tornare a Firenze, eh, nel 1841 viene fondato l'erbario centrale italico, che per chi non lo sapesse è la raccolta di eh, collezioni botaniche, degli execcati, cioè dei campioni che vengono mh, appunto collezionati dai botanici e lasciati come, eh, come prova diciamo della, uh, della raccolta di questa specie, come testimonianza. E, in questa in questa occasione compare in questa prima mh, prima diciamo fase della, della nostra storia questo Filippo Parlatore che poi vedremo tornerà spesso nella nostra storia Filippo Parlatore è un, un botanico palermitano che nasce a Palermo, e che viene incaricato di eh, una cattedra eh, a Firenze, una cattedra di botanica diventa direttore dell'orto botanico, diventa direttore del Museo di Scienze Naturali, è il primo presidente della società toscana orticoltura e qui cominciate a capire come mai per me alla fine sia davvero una, come dire, un, un onore rappresentarla adesso. È il fondatore del giornale botanico italiano, diventa il primo direttore del Bullettino, di cui poi parlerò. Insomma, è un personaggio che noi ritroveremo spesso. Eh, ecco, andiamo avanti. Ah, siamo arrivati a 1841, Giornale Botanico Italiano, nel 1854 nasce, quindi 160 anni fa, nasce la società Toscana di Orticoltura. Eh, come nasce? Nasce dall'Accademia dei Giorgofili. L'Accademia dei Giorgofili eh, nomina una commissione di cui facevano parte diciamo, i più eminenti personaggi dell'epoca, sia... Diciamo, per passione e per eh, professione, tra cui il marchese Torrigiani, il marchese Panciati, che naturalmente è il professor parlatore, il barone Ricasoli, il marchese Ridolfi, con questo speciale incarico di eh, stabilire, eh, procurare, come dicono loro in Firenze, la Costituzione della Società di Orticoltura. Vedete, siamo sempre in anticipo rispetto anche alla prestigiosissima Royal Horticultural Society. Che nasce solo pochi anni dopo, ma insomma, eh, qualche annetto diciamo, l'abbiamo guadagnato. Continuiamo con questo breve riassuntino. Eh, dopo 20 anni, sempre a Firenze, perché tutte queste cose di cui vi sto parlando accadono sempre a Firenze. Dopo 20 anni, dicevo nel 1874 viene convocato il primo congresso internazionale botanico e, guarda caso, gli atti vengono pubblicati sul primo numero della rivista della Società Toscana di Orticoltura, nel frattempo diventata reale. Naturalmente, eh, come dicevo, il promotore è sempre Filippo Parlatore. Sempre a Firenze poi nasce la Regia Scuola di Pomologia che poi diventa l'Istituto Tecnico Agrario Statale, quello che conosciamo tutti alle, alle cascine. Nel 1888, sempre grazie a Filippo Parlatore, nasce la Società Botanica Italiana. Vedete come il logo, eh, questo in alto a destra, ricordi eh, nella sua struttura il, la provenienza fiorentina, si, si riconosce bene eh, il palazzo della signoria, e in primo piano abbiamo quel fiorellino eh, di cui sotto scritto il nome la Viola Eugenie. Parlatore. È un fiore eh, classificato, una, una, una pianta erbacea diciamo, meglio classificato dal parlatore e dedicato a sua moglie Eugenia. E questo è la, il simbolo, il logo della Società Botanica Italiana. Ecco, continuiamo brevemente questo piccolo riassunto, ma che ho voluto mettere all'inizio veramente per far capire quanto Firenze sia stato in quel periodo il centro eh, Senz'altro il centro più importante d'Italia per quanto riguarda l'orticoltura, l'agricoltura, eh, lo sviluppo del, dell'arboricoltura. Allora nel 1904 si costituisce a Firenze l'Istituto Agricolo Coloniale Italiano che poi diventa Istituto Agronomico per l'Africa italiana nel 1938 e infine l'Istituto Agronomico Oltremare, che è sempre esistente eh, nella zona del Campo di Marte. Non so se, se ne avete presente, tra l'altro ha una collezione. Molto interessante di piante mh, tropicali. Poi nasce la Scuola Agraria Femminile, il Comitato per l'istruzione agricola coloniale, e poi converge diciamo, nell'università, che nel 1914 appunto viene eh, fondata come Regio Istituto Forestale Nazionale, che poi diventa appunto la Facoltà Agraria dell'Università di Firenze. Eh, Tant'è vero che quest'anno la, la Facoltà Agraria ha celebrato i suoi 100 anni infine come ultimo diciamo, ultima ciliegina sulla torta sempre a Firenze nasce l'Accademia Italiana di Scienze Forestali si trova in piazza Edison ecco, detto questo forse diciamo che oh, oddio, scusate potrei, non dico interrompermi ma eh, avrei già detto molto di quello che, che voglio rappresentare stasera nel senso che quello che mi piacerebbe davvero eh, si riuscisse a mh, percepire da, da questa presentazione è che la società toscana dell'orticoltura nasce in quel periodo perché que quel periodo era un periodo di grande fermento, era un periodo di grande fermento culturale, di grande attenzione verso questo settore, per tutta una serie di motivi che poi piano piano affronteremo, ma non è un caso che nasce appunto in quel momento, non è un caso... Eh, che nasce a Firenze e mi sembra appunto di aver eh, diciamo abbastanza esplicitato come eh, in effetti non sarà un caso isolato perché, nello stesso momento, o poco prima o poco dopo, altre istituzioni molto importanti mh, eh, sorgono proprio in Firenze. Questo è l'incipit, diciamo, diciamo così, l'imprimator della, della società che. Gli viene dato dall'Accademia dei la Società della Brescia della Firenze, intitolarsi Società Toscana di Orticoltura e proporsi di incoraggiare e promuovere questo ramo, importante ramo di industria, con tutti quei mezzi che stimerà opportuni, tra i quali sono certo le esposizioni. Ecco, questo eh, è tuttora diciamo, il nostro obiettivo principale, cioè riuscire a diffondere, incoraggiare e promuovere. Questi eh, aspetti, diciamo, nel corso poi dei decenni, dei secoli, si sono ampliati, ma che comunque si possono ricondurre all'orticoltura. E uno dei mezzi, eh, diciamo, più importanti, ma secondo noi ancora molto attuali, sono queste esposizioni, che noi cerchiamo di eh, anche nell'attualità, diciamo, di, di continuare, come ricordava la dottoressa Masini, attraverso le nostre mostre dei fiori. Come, come diciamo, appunto, sorge questa società? Praticamente eh, come tutti, come adesso, avevano bisogno di raccogliere dei fondi per, questa, per eh, far funzionare questa, questa prima, eh, queste prime attività della società. Quindi aprono una sottoscrizione, raccolgono del denaro e iniziano facendo come prima attività un'esposizione. Questa esposizione la fanno addirittura nel 1852, cioè prima ancora che la società esista, ma appunto su incarico di questa commissione eh, promossa appunto dall'Accademia dei Gergofili, e questa prima esposizione si tiene nel, palazzo, nel giardino del Palazzo La Crocetta, ha un grande successo, anche perché vi sono coinvolti eh, un po' tutti i rappresentanti della, diciamo, della nobiltà fiorentina che erano diciamo, principali, i principali proprietari dei migliori giardini ed erano anche dei grandi appassionati, poi qualcuno ve lo faccio eh, diciamo così, conoscere. Ecco, questa è una, una pubblicità come quella che vedete adesso in città per la prossima mostra, nostra mostra dei fiori, questa è la pubblicità del 1860. In cui si pubblicizza appunto l'esposizione d'orticoltura di giardinaggio nel giardino del, della Crocetta. In questo caso erano a pagamento gli accessi, mentre adesso sono gratuiti. <ride> e, tra l'altro si può notare che una cosa che mi ha incuriosito molto riguardando questi dati è che nel maggio del 1860 questo del maggio 1860 la società è già diventata reale. Eh, tenete presente che il plebiscito in Toscana per l'annessione al regno di Sardegna è del marzo del 1860, cioè in due mesi la società è riuscita già a guadagnarsi il titolo di eh, reale Società Toscana di Articoltura. Allora, quali sono diciamo, i personaggi che mi piace ricordare, ma purtroppo non c'è tempo per ricordarne più di tanti, ma alcuni veramente mi piace. Ehm, parlarne un pochino più diffusamente. Vabbè, in primis abbiamo detto il professor Parlatore. Il professor Parlatore è veramente uno straordinario personaggio eh, che davvero ha contribuito moltissimo alla, allo sviluppo dell'orticoltura e della botanica, promuovendo tutte queste cose che abbiamo ricordato eh, la, la fondazione del giornale botanico, dell'erbario centrale, della Società Botanica Italiana e appunto della Società Toscana Orticoltura e del suo bollettino tra l'altro muore a Firenze abbastanza giovane in realtà eh, poco dopo ed è senz'altro un personaggio di spicco dell'epoca io ho avuto modo eh, un po' di anni fa di vedere anche dei suoi eh, scritti dei suoi trattati sulla riconversione sulla modifica di alcune collezioni del Giardino dei Semplici era effettivamente un grandissimo studioso e un personaggio eh, di di spicco. Ma ecco, poi un altro personaggio che mi piace ricordare è il marchese eh, Panciatichi Ximenes d'Aragona altro personaggio fantastico secondo me <ride> Io, lui è stato vicepresidente dell'associazione Toscana Orticoltura eh, qui riporto un breve discorso, no, neanche riporto ma insomma faccio scena a un breve discorso che lui tenne sulla possibilità di incrementare il patrimonio boschivo con le piantagioni di conifere fa, procedendo poi all'acclimatazione, cosa che lui tra l'altro fa benissimo, nel senso, non so se conoscete il suo castello di San Mezzano, che è un'opera straordinaria, da lui voluta e realizzata, e eh, non solo eh, diciamo, l'architettura eh, presenta questi tratti di eh, straordinario interesse, ma eh, la coll virgolette, collezione di ehm, sequoie, sia Sequoia Sempervile sia la Gigantea, eh, è veramente straordinaria, è direi: unica in Italia. L'abbiamo tra l'altro rimisurata di recente, ma ci sono delle piante che tranquillamente superano 50, ma anche forse qualcosa di più di 50 metri. Sono una cosa. Eh, quindi un grande appassionato che continua poi la sua attività all'interno dell'associazione Toscana Articoltura, eh, partecipando alle esposizioni, portando collezioni. Riporta una cosa, porta una collezione di Pelargoni, cioè di Gerani, diremmo adesso 72 varietà, questo per dire quanto eh, fossero in grado e bravissimi. Eh, lassù. La riporto un'altra sua frase che mi ha sempre fatto molto divertire perché nel suo castello lui scrive questa cosa che, che secondo me ha qualcosa di profetico quando dice mi vergogno a dirlo ma è vero l'Italia è in mano a ladri, meretrici e sensali ma non è di questo che mi tolgo, ma del fatto che ce lo siamo meritato mi verrebbe da dire davvero che forse c'è qualcosa di profetico quindi un grande personaggio era uno dei fondatori della Società Toscana dell'Orticoltura. Un altro che mi piace ricordare brevemente è Angelo Pucci, di una famiglia di giardinieri, grandissimo esperto di orticoltura, botanico. Collabora e per questo qui ho riportato il piano regolatore del Poggi, collabora attivamente con il Poggi, soprattutto chiaramente per gli aspetti botanici, non tanto per gli aspetti, diciamo che è un grande anche divulgatore. Eh, tuttora si trovano tantissimi trattati del, del Pucci. Non c'è molto diciamo, sulla sua biografia, ma è molto presente eh, nella diciamo, trattatistica divulgativa. Eh, perché, E tra l'altro, secondo me, sono ancora molto attuali, anzi, ve li consiglio perché alle volte i trattati che vengono scritti oggigiorno sono fatti in copia e incolla, magari prendendo da manuali eh, anglosassoni invece che no mentre il, diciamo questo tipo di, di trattati venivano scritti all'epoca da persone che avevano una conoscenza reale della materia perché davvero riusciva a approfondirla io ho riportato lì anche la piccola illustrazione con le forbici per far vedere quale eh, per, ogni, per ogni tipo di taglio c'era una forbice diversa <ride> questa, questa cosa mi ha sempre veramente colpito perché mi, face, insomma, mi dà l'idea di quanto sia stata all'epoca come dire, mh, sofisticata no? la cura del, delle piante, quanto fosse attenta e, e profonda la conoscenza di questi aspetti. Allora, questo è il, il Viale dei Colli, che tutti conosciamo. Nel, nello stesso periodo venne aperto, insieme al Viale dei Colli, che poi, vabbè, il Viale Michelangelo sarebbe il Viale Michelangelo e il Viale um, il Giardino delle Rose, che venne aperto a pubblico proprio durante la festa delle arti e dei fiori che viene organizzata, poi ci arriveremo, dall'Associazione Toscana dell'Articoltura insieme alla Società di Belle Arti. Ecco, un altro personaggio secondo me straordinario, anche lui appartenente alla Società Toscana dell'Articoltura, era Frederick Stibert. Io devo dire un personaggio che amo molto perché ho avuto occasione di, di lavorare nel, nel parco. e lui realizza proprio in quel periodo lì un, un giardino eclettico diciamo, eclettico come, come lo era lui, era un signore inglese che amava molto Firenze, per questo si trasferisce nella proprietà della madre, anzi la ingrandisce acquistando una nuova villa, riunendola, facendo dei grandi lavori di trasformazione, ma più che altro a noi interessa il giardino perché in un certo qual senso, ehm, oltre ad essere un grande collezionista, sappiamo tutti di armi, di armature, le armature giapponesi dello Stibert, credo sia la collezione di, armi, di armature più importante al mondo dopo quelle che esistono in Giappone, lui realizza questo giardino elettrico dove in realtà si trovano tantissime specie che, che lui ha voluto anche eh, raccogliere in questo giardino. Tra l'altro, ehm, diciamo... Eh, guardando l'archivio di Stibert sono note le sue i suoi scambi con appassionati di piante con i quali appunto come succedeva tra collezionisti non solo di piante ma anche di collezionisti di oggetti antivariati avvenivano questi scambi continui quindi ci sono queste, queste lettere in cui si, si scambiavano semi piantine eccetera e lui era, ha preso anche dei premi all'esposizione associata d'orticoltura un altro di questi personaggi che all'epoca, come dire, rendeva vivace la, eh, il contesto dove è nata la società. Ecco, parlando del collezionismo botanico, vorrei semplicemente ricordare alcuni punti eh, che sono un po', come dire, secondo me le, le, le motivazioni per i quali nasce questo collezionismo e che in qualche modo alimenta anche la... Mh, come dire, la società toscana di articoltura, cioè questa passione che poi appunto confluisce nelle attività della, della società stessa. Eh, ricordiamo che l'Ottocento è l'epoca in cui si consolida in Italia eh, lo stile, fra virgolette, all'inglese, lo stile paesaggistico della progettazione dei giardini, per cui è uno stile che non è legato ai canoni delle classicità diciamo rinascimentale quindi che prevede una grande variabilità all'interno eh, degli spazi mh, del giardino e del parco variabilità diversità che viene introdotta anche con piante esotiche quindi la possibilità di ehm, trovare queste piante e di scambiarle naturalmente Favorisce il collezionismo. Si afferma poi anche il vivaismo come attività industriale perché eh, ci sono anche una serie di leggi emanate da Lorena che poi favoriscono in qualche modo questo tipo di attività che quindi anche in questo caso facilita poi l'accessibilità la, la, a specie eh, esotiche, altrimenti difficili da, da conoscere. Il panciatichi eh, fa arrivare. Eh, dagli Stati Uniti decine e decine di specie di coniferi diverse per riuscire a mh, piantarle e fra virgolette testarle nel suo giardino di San Mezzano eh, era di moda poi il collezionismo questa è una delle diciamo, spiegazioni forse più banali ma assolutamente vera, il collezionismo botanico andava di moda non era la prima volta nella storia eh, è successo in altri periodi però in quel periodo lì era, era stato tanto vero che ci ricordano eh, due botanici in una loro pubblicazione che un quarto dei collezionisti botanici del XIX secolo erano toscani. Quindi la Toscana in quel momento era veramente al centro di questa, di questa attività culturale. Ecco, come conseguenza e non solo, anche come, come dire, ehm, attività conseguente, eh, I giardini dei privati si eh, trasformano in giardini di acclimatazione. Cosa sono i giardini di acclimatazione? Sono luoghi dove una pianta esotica, fra virgolette, viene testata, cioè viene messa a dimora, spesso in, in piena terra e viene verificato se è adeguata al nostro clima, al nostro suolo, eccetera. Io vi ricordo, ricordo tre importanti: quelli della Casa Bianca, del eh, Giardino dell'Ottone e dell'Ottonella, gli ultimi due sono all'Isola d'Elba perché in Toscana appunto sono stati forse quelli più importanti, tra quelli più importanti. La foto al lato è il, il giardino dell'ottone del, dell eh, qualche anno fa, eh, che tra l'altro visto così è veramente straordinario perché rappresenta eh, cioè, rappresentata una collezione di palme. Molto molto interessante. L'unico neo è che si trova al centro di un grande campeggio e questo, chiaramente <ride> è un po' strano, Però insomma, eh, gli altri due sono messi ancora peggio, soprattutto quello del ricaso della Casa Bianca è credo quasi completamente scomparso. Comunque, dicevo, in questo periodo quindi anche l'attività sperimentale: non solo l'attività di studio, ma l'attività sperimentale quindi di prova in pieno campo delle specie è un'attività molto. Mh, molto sviluppata. Ecco, cosa succede negli anni successivi alla Società Toscana d'Orticoltura? Che eh, appunto inizia a fare queste sue eh, esposizioni, eh, le prime appunto avvengono in, nel, nel Palazzo della Rocetta, nel Palazzo del Panciatichi e piano piano però eh, la, la società che nasce anche con intenti sperimentali, cioè di prova reale in campo, eh, pensa di acquistare un terreno dove eseguire in prima persona eh, dei test e compra eh, questo appezzamento di terreno lungo la via bolognese dove adesso appunto si trova il giardino dell'orticoltura per crearvi proprio un orto e giardino sperimentale e attrezzarlo per fare lì le sue esposizioni addirittura viene creato diciamo, uno staff diremmo adesso del giardino c'è cioè un ispettore dell'orto e giardino sperimentale e eh, probabilmente anche eh, come dire, eh, questo avviene anche perché eh, quella era un'epoca di grandi trasformazioni, eh, diciamo anche urbanistiche. Eh, il, il Giardino del Pellegrino nasce al pellegrino. Che all'epoca fino al 1865 era comune a sé rispetto a Firenze. Poi, dopo, con eh, ehm, Firenze Capitale con l'intervento del Poggi, il Comune di Firenze in realtà si annette tutta una serie di piccoli comuni eh, confinanti e alcuni vengono ridotti a del, proprio per favorire l'espansione della città di Firenze al di fuori delle mura, um, dell'ultima cer dell cerchia delle mura. Quindi dicevo il, la società in questo giardino, ecco qui vediamo il giardino come lo conosciamo adesso. Eh? Questa è la sua. Dobbiamo sempre ricordarci, ora ve lo faccio vedere, che in realtà poi il giardino si estendeva fino qua su, ecco, questa era tutta l'area del giardino della, della società d'orticoltura, quindi in mezzo c'era la ferrovia, però le, mentre come succede adesso la zona mh, diciamo a sud è deputata soprattutto all'esposizione, la zona eh, a nord della ferrovia è la, era la zona... Che nelle, nella quale diciamo, venivano svolte le, le prove sperimentali. Questo è testimoniato dal fatto che ehm, vi, erano, vi sono state fino agli anni 90 diverse serre, diversi cassoni dove si facevano crescere in mancanza di riscaldamento, le, seminava le piantine, eccetera. E, ehm, dicevo, quindi un, un, un terreno molto ampio e una possibilità di. Eh, questo l'ho messo per, chiaramente per. Eh, eh, siccome ho avuto la fortuna di, 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 diciamo, di, di occuparmi del restauro della parte sopra, questo era il giardino sopra come è stato restaurato nel 2009, questo l'ho messo per, per mio piacere. Diciamo così, però è una zona poco conosciuta, ma secondo me molto, molto bella, molto interessante. Adesso è destinata a giardino pubblico, perché eh, appunto le strutture è rimasto soltanto una mh, delle serre che sono ancora in dotazione al comune e poi quassù è rimasta una piccola struttura eh, come testimonianza di quello che c'era e alcuni cassoni che si trovano sotto questi terrazzamenti dicevo questo terreno tra l'altro è un terreno non scelto a caso eh. chi, chi di voi conosce la zona lo sa benissimo che in qualunque stagione dell'anno lì abbiamo un microclima perfetto perché è esposto a sud, è protetto dal vento quindi eh, anche questo mi piace ricordarlo per, per far capire la, la sapienza di questi personaggi che non facevano niente per caso. Ecco, questa è una vista del giardino sperimentale successiva al, al momento di cui sto parlando io, cioè successiva al 1860, ma che comunque illustra bene, vedete, tutte le serre vi si, trovano, vi si trovavano in questa parte, in parte sono ancora esistenti, l'attività... Eh, si, si vede benissimo quante piante sono qui coltivate e sotto invece, appunto, la zona delle, dedicata all'esposizione. Qui si vede già il, il grande tepidario, ma che viene poi, ora ne parleremo, costruito successivamente. Ecco, facciamo un piccolo salto. Ehm, dal 1858, abbiamo detto, poi eh, abbiamo una serie diciamo, di esposizioni tenutasi nei palazzi, nei giardini. Del, del centro cittadino mentre nel 1874 viene una prima esposizione internazionale dei fiori organizzata dalla società Toscana Articoltura all'interno del eh, mercato centrale di San Lorenzo che viene appunto per, per l'occasione inaugurata eh, io rimango sempre molto stupefatto da queste cose perché sono delle come dire, delle illustrazioni ci riportano a, non so, direi a un mondo diverso. Ecco. Pensare adesso come alcune di queste strutture sono diciamo, e come in realtà poi venivano utilizzate all'epoca mi lascia sempre un po' perplesso. Va bene, comunque queste sono foto dell'epoca che abbiamo nel nostro archivio e che appunto riproducono eh, alcuni spazi durante questa prima esposizione internazionale. La mostra fu inaugurata da, da sua maestà il re Vittorio Emanuele II, che appunto già nel 1860 però aveva ehm, concesso alla società l'onore di eh, fregiarsi a titolo di regia Società Toscana di Orticoltura. Co Continua la storia. In maniera molto pratica, la società con i proventi dell'organizzazione di questa esposizione riesce a completare l'acquisto del terreno. Quindi, con l'acquisto del terreno, la società inizia a aumentare sempre più le proprie, le proprie attività all'interno di quello spazio. Cominciano le conferenze mensili, cominciano le mostre e comincia nel 1876 la pubblicazione del bollettino. Tra l'altro, io poi. Qui vi ho portato una copia dell'ultimo numero e poi vi, vi lascio, spero siano sufficienti i numeri, vi lascio volentieri. Naturalmente il primo direttore fu Filippo Parlatore, eh? questo grande personaggio che ci ha tenuto compagnia fino adesso. Eh, sempre nello stesso anno eh, la società toscana di orticoltura si fa promotrice di una... Mh, eh, aggregazione, diciamo, una federazione fra le società orticole italiane perché nel frattempo altre ne erano nate. Eh, la Società Orticola di Lombardia eh, è quasi, quasi eh, Coeva, nel senso che anche loro, credo eh, siano intorno al 1856, nascono. E comunque, insomma, ehm, in quel periodo si cerca di eh, confederarle in maniera tale da organizzare a rotazione una mostra nazionale nelle varie città del Regno. La prima, naturalmente, venne svolta eh, a Firenze nel 1880 ed è in quell'occasione che la Società d'Orcheggio promuove un'altra eh, sottoscrizione fra i propri soci per costruire il famoso tepidario che tuttora esiste, eh, opera di grande interesse anche architettonico ed ingegneristico che un po' si rifà all'architettura inglese dell'epoca e ehm, viene aperta appunto una sottoscrizione nel senso che i soci regalano, eh, fanno una donazione per la costruzione io ho trovato tutt'oggi delle persone via Firenze e mi dico mio nonno ha contribuito a pagare il tepidario eh, l'incario viene dato all'ingegnere eh, Roster che eh, costruisce appunto, progetta questo questo grande spazio coperto eh, in, in ferro, vetro e ghisa. Eh, la realizzazione viene affidata alle officine Michelucci di Pistoia e dalla, alla fonderia Lorenzetti. Anche il re Umberto, il figlio di Vittorio Emanuele II, eh, concorre alle spese di questa esposizione e con, concesse il suo alto patronato alla società stessa. Ecco, questi sono i primi alcuni disegni diciamo, tecnici del tepidario e alcune illustrazioni, ma lo vedremo poi ritratto un po' in tutte le, le esposizioni della società e naturalmente poi è diventato il simbolo stesso della società. Questa è una rappresentazione del 1874 di questa prima esposizione tenutasi all'interno del tepidario. La grande altezza del tepidario, vedete, non era casuale, ma permetteva di, es di esporre degli esemplari eh, veramente straordinari, di palme, poi vedremo anche... Questo invece non era il tepidario, ma era una serra che si trovava annessa diciamo, al tepidario e che, nella quale anche, appunto, venivano fatte delle presentazioni durante il periodo delle esposizioni. Eh, voi Immaginate all'epoca quanto lavoro poi richiedessero questo tipo di esposizioni, che nonostante tutto erano esposizioni temporanee, quindi erano installazioni che avevano una durata e che quindi, poi durante questo, questo periodo più o meno lungo, le piante non potevano essere abbandonate ovviamente, ma dovevano essere lo stesso innaffiate, curate, eccetera. Quindi, un lavoro eh, straordinario. Continua la, la storia della società con le, con le esposizioni. Le esposizioni, come dicevo all'inizio, sono, so, sono sempre state, insomma, e lo sono ancora, un, un punto fondamentale del, della nostra attività diciamo, di divulgazione. Eh, nel 1887 c'è il cinquecentenario della nascita di Donatello e eh, viene promossa un'altra un esposizione generale dove viene diciamo, realizzata, no, per questa realizzazione viene realizzato un nuovo tepidario che viene smontato dai giardini della, della famiglia Demidoff in San Donato e viene portato ad affiancare il, il grande tepidario. L'esposizione viene inaugurata in questo caso direttamente dal re Umberto I. Dalla regina e dal futuro Vittorio Emanuele III. E questa è una delle foto che rappresenta, vedete, i personaggi e queste sono le strutture che affiancavano il, il grande tepidario. Ecco, siamo già nel 1888. Eh, quando appunto il parlatore comincia a pensare alla promozione della società botanica italiana. Eh, viene nominata all'interno della società d'orticoltura una commissione di personaggi ehm, esperti, appassionati che appunto raccogli eh, raccogliessero le adesioni alla società e eh, sempre quell'anno stesso, all'inizio del 1898, nasce la società botanica italiana che appunto prende sede eh, a Firenze. N nel continuare questa lunga carrellata eh, sulle esposizioni, non le sto ricordando tutte eh, perché sono in realtà anche molte di più, una delle quali diciamo, mi, mi, mi fa più piacere parlare è questa della la festa dell'arte dei fiori, che viene organizzata dalla Società delle Belle Arti che nel 1897 compiva 50 anni della fondazione insieme alla Società Toscana Arte eh, Questa esposizione quindi viene: prima di tutto viene svolta anche lungo le vie del centro e non solo negli spazi espositivi, eh, ma eh, la cosa che più mi ha lasciato sorpreso quando qualche anno fa abbiamo ritrovato le lettere in archivio è stato il fatto che eh, noti, notissimi direi, pittori come i Signorini, Segantini e Fantori avessero chiesto all'epoca l'adesione anzi, chiedevano se per piacere si poteva esporre le loro, le loro opere durante questa. Questa esposizione, e questo, francamente mi, mi ha lasciato molto, eh, molto contento perché, appunto, abbiamo ritrovato queste lettere, autografe peraltro, di questi eh, pittori e, per far vedere insomma il livello di, questo, di, questa, di questa mostra. Eh, prosegue la storia delle, delle esposizioni, in, in questo caso, prosegue all'interno del Giardino dell'Orticoltura. Eh, via via si ampliano le, come dire, le curiosità, vengono aumentate le collezioni di rose, di palme, altre specie cactacee, anturi, morchidee. Si aprono dei padiglioni internazionali, siamo nell'epoca delle conquiste e quindi vengono portati eh, i prodotti dall'Eritrea. E eh, tra l'altro proprio in questa specifica. Eh, esposizione si apre anche non solo alle piante ma anche agli animali queste sono illustrazioni dell'epoca eh. vedete esposizione dell agricoltura eh. questa ripadiglione della società eh, colombofila che eh, appunto raccoglieva gli appassionati e che appunto trovarono questa collocazione all'interno di questa esposizione le, queste, ecco, questa è un'altra immagine sempre del tepidario del lato, ehm, del lato sinistro insomma, del tepidario vedete l'affollamento eh, di queste esposizioni così come avviene tuttora dovrei dire perché in effetti anche tutt'oggi avviene ecco, arriviamo a un'altra grandissima esposizione che forse eh, è quella più importante di quelle trattate fino adesso perché eh, avviene nel cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia 1911 in Italia vengono promosse ehm, diverse esposizioni eh, tra cui l'esposizione dell'industria del lavoro a Torino, a Roma una rassegna internazionale eh, d'arte contemporanea e a Firenze oltre alla mostra di ritratto italiano l'esposizione internazionale di floricoltura questo ci teneva appunto a, a presentarlo proprio anche per far nuovamente emergere come Firenze fosse veramente sentita come la capitale di questo, di questo mondo. Ecco, questi sono le, il catalogo dell'esposizione, gli espositori facevano a gara per poter essere naturalmente invitati. Eh, e non era facile essere ammessi, bisognava dimostrare, come, come oggi diciamo, dimostrare di essere de, 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 al massimo del, dello standard per poter essere ammessa all'esposizione. In, in questa occasione venne ehm, realizzato un altro importante elemento architettonico e giardino di orticoltura, la loggetta Bondi, dalla famiglia Bondi della manifattura di signa. Ecco, questa è un'altra illustrazione che vede... Grandi tepidari, vedete non solo il tepidario è rimasto in piedi, il tepidario roste, ma anche gli altri, quelli del Demidoff e, e un'altra sera, che completavano gli spazi per, al coperto per l'esposizione. Ah, questa invece è la Loggetta Bondi. Bondi, che poi è stata restaurata qualche anno fa dal comune, ma che manca un po' di elementi rispetto. La ceramica della famiglia Bondi, della manifattura di Signa che si rifaceva agli esempi classici fiorentini. Questa è un'altra vista della, della zona del giardino, vedete: qui si conosce bene il tepidario è tutta l'area dell'esposizione nel 1911: questo curioso stand di eh, eh, produttori di liquori e di bottiglie. Sono. No, questo non c'è più, eh, ma molti di questi stand erano temporanei, eh? venivano realizzati nell'occasione della, della mostra. Ecco, ehm, diciamo che l'epoca delle grandi esposizioni finisce probabilmente con, ehm, o perlomeno ha il suo culmine nel 1911. La società poi fino al 1931 conosce un, un, una serie diciamo, di problemi economici, che la portano nel 1931 a cedere il giardino, il tepidario, tutta l'area al comune di Firenze. Ma naturalmente, appunto, eh, continua nella, suo, nella sua vita, nel suo percorso. Tra l'altro, mi piace ricordare come eh, nel periodo intercorso fra le due guerre proprio venisse promosso questo concorso Firenze-Fiorita sostanzialmente premiava la, la, la terrazza più bella di Firenze facendo a gara fra i vecchi quartieri. Una cosa che ho, mi piacerebbe in qualche modo ripristinare, da un paio d'anni ci sto provando, sto cercando il solito sponsor che purtroppo però in questo momento non è facile eh, trovare, ma è una, una cosa che mi piacerebbe fare perché secondo me riuscire in qualche modo no, a risvegliare queste passioni anche... Promuovendo dei piccoli premi, sarebbe una cosa francamente interessante. La società è dotata di un archivio storico importante, dove ci sono circa 10.000 documenti che raccontano appunto la storia della società, della fondazione, una biblioteca molto bella. Ha sede la società e la biblioteca a Villa Bardini attualmente, è aperta al pubblico un, due giorni alla settimana, ma comunque su appuntamento si può andare, e ospita questo fondo ehm, oltre appunto a migliaia di volumi e riviste specializzate dell'epoca fino appunto al alla seconda metà del XX secolo, ospita un fondo speciale donato, da, donato dal professor Orsi che è stato presidente molto a lungo e che ha veramente dato un'impronta importante alla società. Vi vorrei in chiusura fare un altro diciamo, piccolo passaggio sulla storia della società che riguarda il bollettino. Abbiamo detto che il bollettino è la rivista, la sua nascita, quasi dalla sua nascita, 1876 fino ad oggi, è l'organo diciamo, istituzionale del della società, tra l'altro è stato anche organo ufficiale della società Ortigo di Lombardia che all'epoca eh, appunto si appoggia alla nostra rivista per pubblicare ed è stata una rivista eh, interessantissima, cioè chi ha avuto l'occasione e il tempo di sfogliarla vi posso assicurare che riporta delle cose interessanti e io ve ne faccio un brevissimo cenno. Eh, ci sono appunto articoli di grandi personaggi dal Fenzi, il Ricasio il De Filippis, il Pucci, il Beccari, il Porcinai, eccetera, oltre appunto all'attività ehm, quotidiana, diciamo così, del giardino sperimentale di via Bolognese. questo tra l'altro è una testimonianza storica e tecnica molto interessante perché avere a disposizione tutte queste note diciamo, ci permette di eh, valutare bene quale fosse l'attività e, e, e ricavare da queste informazioni date ancora, mh, ancora attuali. Gli articoli e le rubriche dicevo, sono fra le più disparate. Eh, questi sono quelli che riportano, per esempio, la scoperta di due specie esotiche nelle eh, pendici dell'Himalaya, dalle palme a una primula. Ecco, questa è una, una nota ripresa dalla pubblicazione sul bollettino della scoperta fatta dal Beccari. Il Beccari era un grande personaggio ferentino, grande botanico, grande esploratore che esplorò. Le foreste del Borneo, Sumatra, insomma, eh, anche parte dell'Africa e, tra l'altro, è colui che con i suoi scritti poi ispirò Salgari. Salgari, che non si era mosso dall'Italia, eh, ricavò tutte le descrizioni della giungla infestata dai. <ride> dagli indigeni, dalle descrizioni, dai racconti del Beccari, il quale invece c'era andato davvero. E, e questa, lui pubblica tante cose sul bollettino, tante sue scoperte sul bollettino, e questa è una delle quelle più famose che si riferisce a questo Morfofallus titanum considerato diciamo, il fiore più grande del mondo, e per questa diciamo, sua, sua caratteristica e come mi ricordava giustamente la signora, non solo per questa è molto famoso, è anche famoso perché quando, quando fiorisce eh, emana un terribile odore di cadavere, <ride> di, perché sono presenti delle sostanze, si chiamano putrescina, cadaverina, che servono per attirare degli insetti eh, e quindi, ehm, come direbbe il... Il professor Mancuso, eh, la, la, questa pianta è in grado diciamo, di eh, diffondere i suoi messaggi adeguatamente, quindi riesce adeguatamente a farsi considerare dagli insetti. E, eh, questo scusate, bisogna che ve lo legga, perché questa è una cosa straordinaria: che rende bene la, uh, il, il tenore della rivista all'epoca. Eh, Rivista, rivista scientifica, quindi di divulgazione, ma anche scientifica, ospitava un dibattito sul Darwinismo. E, e ve lo leggo, tanto da un minuto. Allora, I tulipani di Firenze e il Darwinismo: dei molti rimproveri che tuttora si fanno alla teoria dell'evoluzione, al cosiddetto trasformismo, il più insistente ed insieme il più grave è l'assenza o la scarsità di prove di fatto che dimostrino la trasformazione spontanea nelle specie animali e vegetali. Mostrateci in natura, chiedono gli antidarwinisti, una specie nuova che fin d'ora non abbia esistito, che sorga senza l'intervento dell'uomo e sia capace di mantenere la propria forma, di fissarsi. Allora soltanto la nostra dottrina cesserà di essere una ipotesi. La risposta a questa domanda ce la forcerà forse un fatto su semplicissimo di botanica. La storia dei tulipani selvatici di Firenze. E così continua. Il fenomeno sarebbe avvenuto presso a poco nel modo seguente. L'anno 1843 circa, il 20 aprile circa, nel campo di trifoglio rosso del podere Mazzei, qui vi vorrei far notare l'ironia di questa cosa. Alle rose, presso Firenze, l'ente supremo creò dal nulla una pianta bulbosa. Alta 50 cm, con fiori rosa lunghi 7 cm, che ricevette poi nome. Tulipa fransoniana. Resterebbe a sapere se l'atto creatore abbia formato prima la pianta completa o solo la cipolla. Nell'ultimo caso la reazione sarebbe da trasferirsi al mese di ottobre o di novembre dell'anno antecedente. Questo ecco, per, per far vedere come appunto la rivista ospitasse questi dibattiti. Di livello anche molto alto, a livello diciamo scientifico, ma con una sagacia, cioè un'ironia, secondo me, straordinaria. Ehm, poi articoli sull'orticoltura vera e propria, sulle mostre, questa mostra di zucche al, al Reale Istituto Agrario di Firenze, ex scuola di pomologia, vedete, veri e propri resoconti tecnico-scientifici della scoperta di nuove varietà. Questo è un cachi! Eh, queste sono varietà di, eh, di cui parla l'articolo di ciliegio e di grappolo. Eh, questa è straordinaria perché fa vedere come vengono potati questi peschi nella, nella scuola appunto di pomologia di Firenze, vedete la, 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 veramente arte del, della potatura, eh? questa ecco, è una delle veste grafiche del bollettino nel corso dei decenni, ecco qui c'era un articolo che non si legge ma ve lo dico io, è del De Filippis, spero che poi si legga quello di Porcinai, che si lamenta delle potature, eh? di come siano state tagliate in maniera pesante queste piante, di come questo è un dibattito in parte ancora presente. Questo è un resoconto del, di Adriano Fiori, anch'esso un noto botanico, che riporta questa fotografia e un articolo su questo esemplare di Pino Stumbeggi che si trovava presso il tempio di, eh, in Giappone Caracasi. Questo è un articolo sul um, giardino giapponese, questo è un esempio di mm, labirinto. Vedete l'ampiezza la, la, degli argomenti trattati dal bullettino, veramente affronta da tutti i punti di vista la materia. Questa è una delle, delle copertine de, de, degli anni 30, eh? vedete appunto che la, la rivista è anche molto tecnica. Ecco. Questa è una frase ripresa invece dall'articolo del Porcinai, al quale io tengo molto perché, come appunto, come mestiere faccio il paesaggista e mi piace ricordare questa frase del più importante paesaggista italiano. Colui che probabilmente può essere ritenuto a ragione il fondatore del, della chiusura del paesaggio nel XX secolo, eh, fondatore tra i soci fondatori, i membri fondatori della International Federation of Landscape Architecture. Insomma, veramente un personaggio straordinario il quale pubblica tantissimi articoli sul bollettino e anche questo quando francamente l'ho eh, scoperto diciamo così, mi ha fatto molto piacere ecco lui ricorda questa cosa e dice per la stessa ragione l'architetto e l'ingegnere devono conoscere la natura, l'esistenza e i materiali impiegati, il progettista dei giardini deve conoscere il principale dei suoi materiali, cioè le piante e questo per me è diventato eh, una sorta di eh, obiettivo questo è un altro articolo del, del Porcinai nel quale appunto si lamenta dell'artificiosità del disegno eh, dei giardini dell'epoca e illustra con questo esempio come si possa in qualche modo eh, riuscire a armonizzare il, il, la villa con il contesto, appunto con un disegno... Ehm, un disegno come dire, non appariscente e non, e non eh, forzato del, disegno, del giardino stesso. <ride> e lui continua con questi. Ecco, questa è un'altra cosa, secondo me, bellissima perché assolutamente attualissima, sempre del Porcinai. In eh, un articolo si chiama Arte Tecnica e Natura, uscito nel 1942, <ride> ed è un'esemplificazione della quale tutti ci siamo poi scordati, perché tuttora, mi dispiace dirlo, ma tuttora. In Italia si continua a progettare le infrastrutture come se fossero progettate a, nel deserto del Sahara, si continua a progettare le ferrovie come se fossero nel deserto del Sahara, cioè un, una linea ferroviaria magari impeccabile da un punto di vista eh, ferroviario, ma assolutamente non inserita nel paesaggio. Si continua a fare così per le grandi strade, per le grandi autostrade, eccetera. E l'UNIA nel 1942 ci. Mostra un esempio di disegno brutale delle infrastrutture, vedete, le, linee, le strade, le linee ferroviarie, le fabbriche, eccetera, e lo stesso paesaggio nel quale questo tipo di eh, infrastrutture si possono collocare mantenendo un rapporto con il paesaggio esistente, con il nuovo paesaggio, con il terreno, con il clima e riesce in qualche modo a Uh, si direbbe oggi contestualizzare l'intervento. Questa è una grande lezione di, di paesaggismo e che purtroppo però devo dire non è stata molto volta nei, negli anni attuali ecco queste sono le, 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 quello di destra è la veste attuale grafica quello di sinistra era del 2008 uh, questo era il l'elenco diciamo, della redazione del bollettino, io eh, ne sono il direttore appunto dal 2009 e eh, me ne vanto moltissimo, ma non per, per il mio lavoro, ma me ne vanto perché sono riuscito a mettere insieme un gruppo straordinario di collaboratori, fra virgolette, sono amici, sono persone eh, di straordinaria competenza al loro settore che va da... Vi faccio pochi esempi dal professor Mancuso che ci parla di uomini e piante, professor Orlandini per la biometriologia, professor Ferrini che parla di arboricoltura, Beatrice Barni che parla delle rose, eh, il professor Pacini di Siena che ci parla della botanica nei quadri, insomma una serie di persone sicuramente ne sto eh, scordando qualcuna, Maria Teresa Guicciardini ci parla del terreno, Silvia Bellesi ci parla della paesaggistica, Piero Bruschi ci parla di etnobotanica. Insomma, io sono veramente molto orgoglioso. Poi le ritrovate nell'ultimo numero. Dicevo, un gruppo di persone che gratuitamente, come tutta l'attività svolta dalla società, porta avanti questo progetto di divulgazione che appunto era nato 160 anni fa. Ora vi Concludo facendo brevemente vedere quelle che appunto sono le attività odierne. Oltre al bollettino, come vi dicevo, le attività uh, attuali sono quelle consuete delle mostre, organizzazione delle mostre. A Firenze la mostra dal 2000 è tornata al giardino dell'orticoltura, prima è stata in altri luoghi, eh, l'appuntamento più importante a Firenze dal 25 aprile al 1 maggio, poi abbiamo sempre a Giardino dell'Orticoltura un altro appuntamento il eh, primo prima fine settimana di ottobre, ma la, la società poi organizza mostre anche a Siena e a Greve da, da qualche anno. Durante la, lo svolgimento delle mostre, da un paio d'anni stiamo svolgendo attività diciamo collaterali. Quest'anno ci sarà di nuovo l'attività per i bambini ehm, che appunto, vorrebbe in qualche modo aiutare a far conoscere ehm, questo mondo ai bambini, ci saranno le prove di eh, potatura sugli alberi e quindi tutto un panorama abbastanza ampio. Questa è un'altra cosa che è nata da pochi anni: e questa mostra si chiama Fiorenza. I primi due anni l'abbiamo tenuta. Praticamente in piazza del Duomo, <ride> e questo lo testimoniano, queste foto alle quali sono molto affezionato. Perché mi ricordo i turisti quando c'erano le piante, erano tutti lì che diventavano matti nel, nel fotografare il duomo incorniciato dai, eh, dai cipressi. Eh, ora ci siamo spostati in Piazza Tantissima Annunziata, ma eh, tra l'altro Piazza Splendida alla quale siamo sempre molto affezionati e la facciamo di solito se riusciamo nel, nella prima ehm, o la seconda settimana di settembre. Ecco, questa è un'altra attività che, diciamo, alla quale teniamo molto perché anche questa ci aiuta veramente a diffondere una eh, concezione di giardinaggio. Eh, di, 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 diciamo, di orticoltura, di cultura delle, dei, dei giardini alla, eh, alla quale noi crediamo molto e che è l'organizzazione dei corsi, mh, dai corsi diciamo, amatoriali di giardinaggio, corsi professionali, poi abbiamo eh, da quest'anno è già il secondo, ehm, il secondo turno diciamo, del corso di garden design, qui vedete alcune illustrazioni, il corso di potatura degli olivi di potatura degli alberi da frutto e mh, le attività svolte nei giardini da rinvasare con i nostri allievi, da rinvasare i vasi allo Stibert, poi è bello perché riusciamo a fare questa attività in tanti posti di Firenze, quindi chi viene a fare il corso ha l'occasione di fare una prova allo Stibert, una prova a poggio imperiale, una prova all'operativa Legnaia una non vivai, questa è una cosa che secondo noi ehm, è molto interessante anche per gli allievi stessi. Io avrei concluso e vi ringrazio.